Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta di mele con crumble alle nocciole. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, fecola di patate, burro morbido, zucchero di canna, uova, mele tagliate a cubetti, pasta d'arancia, sale, succo di mezz'arancia, lievito per dolci vanigliato, latte. Per il crumble, farina di tipo 00, zucchero di canna, burro e nocciole. Diamo il via alla ricetta. Per prima cosa abbiamo versato il succo d'arancia nelle mele e le abbiamo lasciate macerare per qualche minuto. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il burro. Ed azionare il bimby per 3 minuti a velocità 4. Aggiungere le uova ed azionare il bimby per 1 minuto a velocità 4. Aggiungere la farina, la fecola, la pasta d'arancia, il sale, il latte ed il lievito. Riunire sul fondo del boccale ed azionare il bimby per 2 minuti a velocità 4. Aggiungere le mele ed amalgamare con la spatola. Trasferire il composto in uno stampo da 26 cm ben imburrato. Abbiamo lavato e asciugato bene il boccale, adesso prepariamo il crumble. Mettere lo zucchero di canna, le nocciole, il burro e la farina. Ed azionare il bimby per 20 secondi a velocità 6. Il crumble è pronto, distribuire su tutta la superficie della torta. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 60-70 minuti circa. La torta è cotta, lasciare raffreddare completamente prima di rimuovere dallo stampo e servire. Torta di mele con crumble alle nocciole. Grazie e alla prossima ricetta!